In questo video vi mostro un esempio di modellazione semantica per la gestione di location, equipment e point, che fondamentalmente sono tutti degli item con caratteristiche particolari. Location ed equipment sono degli item di tipo gruppo, vecchio concetto di OpenHAB 2, e quindi contenitori di altri gruppi o items, e hanno dei tag particolari che permettono ad OpenHAB di capire in automatico che cosa rappresentano. Da qui il concetto di semantica. Le location permettono di modellare dal punto di vista fisico la nostra casa, definendo zone, piani e stanze, mentre gli equipment modellano i dispositivi fisici presenti nel nostro sistema, come ad esempio un termostato, un elettrodomestico o altro. I point invece sono i veri e propri item che hanno un loro stato, ad esempio valori di temperatura o umidità, e possono diventare interattivi, come ad esempio degli switch per accendere le luci, e sono la foglia del nostro albero gerarchico di modellazione. Andiamo pure a vedere con l'esempio come applicare questi concetti. Ovviamente tutto quello che vi mostro è frutto di quanto io ho capito leggendo la documentazione e facendo delle prove, leggendo anche i post sul forum di altri utenti. Ovvio che potrebbero esserci delle inesattezze e quindi sarebbe anche utile un confronto con chi di voi ha già fatto delle prove a riguardo. Andiamo sulla nostra home page di OpenHAB 3 e ci loghiamo nel pannello di amministrazione con le solite credenziali. Quello che andremo a fare è creare una parte di modellazione della casa, quindi creando piani e stanze dove andare a inserire degli equipment e dei point all'interno, in modo tale da provare a fare un test di modellazione del nostro sistema. Quindi andiamo nella sezione impostazioni model. Come vedete ho pulito tutti gli item e i gruppi che avevamo creato in precedenza, in modo tale da partire da una situazione pulita. Quindi adesso andremo a inserire a titolo di esempio due piani della casa. Quindi clicchiamo su Add Location e nel nome inseriamo un nome univoco che contraddistingue il piano. Iniziamo dal piano terra. Quindi scriveremo G, che è diciamo, il prefisso che uso per definire tutto ciò che è gruppo, e in questo caso il piano alla fine viene modellato come un gruppo nell'elenco degli oggetti di OpenHAB, un gruppo che è un qualcosa che può contenere altri gruppi o direttamente gli item che poi sarebbero i nostri point. Quindi chiamiamo G Ground Floor il piano e come label lo mettiamo in italiano e scriviamo piano terra. Il tipo lasciamo gruppo. Attenzione solo a non confondervi perché nell'elenco di tutti i tipi disponibili c'è anche location, ma per location in questo caso si intende una location a livello di coordinate, quindi è proprio un punto nello spazio, ad esempio per fare una geolocalizzazione di una persona o di un oggetto. Nel nostro caso invece andremo a utilizzare il gruppo. E poi gli andremo ad aggiungere come classe semantica location. In questo modo OpenHAB capisce che questo gruppo identifica comunque una location della casa. La categoria che non è nient'altro che un'icona, andiamo a scrivere ground floor utilizzando le icone predefinite. Poi nella semantic class togliamo il location generico e andiamo a scegliere ground floor. In questo modo OpenHAB capisce che stiamo raggruppando un insieme di oggetti contenuti nel piano terra della casa. E quindi clicchiamo su Create. Sulla sinistra ci viene creato il nostro gruppo e sulla destra abbiamo le informazioni. Creiamo anche un altro gruppo per identificare il primo piano, quindi deselezioniamo il gruppo che abbiamo appena creato e clicchiamo di nuovo su Add Location. In questo caso scriviamo G First Floor, label primo piano, tipo lasciamo sempre gruppo, nella category mettiamo First Floor e semantic class mettiamo First Floor e clicchiamo Create. Diciamo che per il nostro esempio possiamo fermarci qua, a livello di piani. Poi
Adesso andiamo nei singoli piani ad aggiungere le stanze. Ne aggiungiamo una per piano, quindi nel piano terra lo selezioniamo e clicchiamo su Add Location e aggiungiamo lo studio, G Studio. Come tipo lasciamo sempre Group. Nella categoria possiamo mettere Office come icona. Semantic Class dovremmo avere anche qui Office o qualcosa di simile. Office, ok. Clicchiamo su Create. Poi sul primo piano invece lo selezioniamo, clicchiamo su Add Location e aggiungiamo la camera da letto, quindi G Bedroom. Label camera da letto. Tipo lasciamo sempre group, mettiamo bedroom come categoria e semantic class, vediamo se c'è bedroom, perfetto, selezioniamo e facciamo create. A questo punto il nostro modello semantico si sta popolando. Al momento abbiamo messo solo gruppi che non sono, appunto, come detto prima, nient'altro che contenitori di altre cose, di altri oggetti che possono essere a loro volta gruppi, che poi nel modello semantico di OpenHub sono o location, intesi come appunto location della casa, quindi stanze e piani, oppure equipment, intesi come dispositivi fisici inseriti nelle varie stanze. La foglia di questo albero di modellazione è formata dai vari item che nel modello semantico sono chiamati point, che sono, diciamo, gli oggetti finali che effettivamente lavorano, cioè ricevono i dati ad esempio di temperatura, di umidità, di potenza consumata eccetera, oppure permettono di interagire col sistema come ad esempio gli interruttori, gli switch, i bottoni eccetera. Continuiamo con la creazione del nostro modello, quindi selezioniamo studio e andiamo ad aggiungere un equipment, cioè un dispositivo fisico che è presente nello studio. In questo particolare caso è un termostato virtuale e nel quale andrò a inserire i valori di temperatura e umidità che rilevo tramite un sensore collegato a un sonoff. Quindi il nome lo chiamiamo G Studio Thermostat, nella label scriviamo termostato studio. Come tipo lasciamo group, come category possiamo mettere heating, anche se non è propriamente quella giusta. Nella semantic class andiamo a mettere, possiamo mettere sensor, per dirgli che comunque sono valori che derivano da sensori. Creiamo l'equipment che viene inserito all'interno dello studio. Vedete, l'icona è diversa rispetto a una location, ma semplicemente perché OpenHub che dà dei tag diversi ai gruppi in base al fatto che sono equipment o sono location, ma alla fine fisicamente è un gruppo come gli altri. Quindi all'interno di questo gruppo, di questo equipment termostato studio, adesso dobbiamo aggiungere le rilevazioni di temperatura e umidità. Questo lo possiamo fare da due strade: o dalla pagina del model, selezionando già l'equipment in cui vogliamo aggiungere i point e cliccando Create Points from Thing, oppure da Things andiamo a scegliere o a creare la nostra Things che ci dà i valori e poi andremo ad aggiungere all'equipment preso dal model. La temperatura proviamo a farla direttamente da qui, quindi dalla gestione delle Things. Senza dover creare nuove cose, io utilizzerei la connessione al server 2.0 tramite il remoto OpenHub Binding e quindi lo seleziono, vado sui channels e cerco l'item che sto usando al momento, che se non sbaglio si chiama GF Studio Sensor, eccoli qua, temperature e humidity. Iniziamo a scegliere temperatura, clicchiamo quindi su Add Link to Item per creare un collegamento con un nuovo item che andremo a creare per gestire questo dato di temperatura. Quindi clicchiamo su Create New Item, il nome
gli darei il nome che ho già utilizzato nel mio vecchio sistema. Come label metterei temperatura studio, come tipo mettiamo numero di tipo temperatura, category mettiamo temperature con l'icona del termometro, classe semantica è una misurazione, proprietà temperature, parent group andiamo a mettere il termostato. Per quanto riguarda la sezione profile che c'è qui sotto, al momento non ho ancora approfondito bene, però da quello che ho letto sulla documentazione, per quanto mi riguarda, potrebbero tornare utili il timestamp on update e timestamp on change per tenere traccia degli ultimi aggiornamenti che avvengono sull'item. Comunque per adesso ignoriamo, clicchiamo su link e in questo modo ci viene creato il nostro nuovo item con il valore di temperatura che al momento è gestito dall'OpenHAB 2. Andiamo a vedere su model, dentro piano terra, studio e termostato abbiamo il nostro item creato. Se clicchiamo sopra vediamo il valore e tutte le informazioni che abbiamo inserito. Giusto solo una nota per quanto riguarda le icone che avete visto che ho scelto nella sezione category degli item e dei gruppi. Nella documentazione ufficiale c'è la sezione icons in cui potete vedere quali sono le icone di default attualmente presenti e qual è il nome della category che bisogna dargli per scegliere una certa icona. Non ce ne sono tantissime, però per quanto può servire a noi per adesso sono più che sufficienti. Torniamo al nostro modello e andiamo ad aggiungere nel termostato studio il valore di umidità. Quindi utilizziamo l'altra strada, quindi non passiamo più dalla sezione things ma direttamente dal model. Selezioniamo l'equipment in cui vogliamo aggiungere il point e clicchiamo create points from thing. Quindi ci viene indicato ovviamente qual è il gruppo, quindi l'equipment in cui stiamo inserendo il nostro point, e dobbiamo andare a scegliere il things. Quindi scegliamo di nuovo remote OpenHAB server, cerchiamo il nostro valore studio sensor humidity. Anche qua andiamo a prendere il nome, eccolo qua, che abbiamo già dato nel vecchio sistema. Scriviamo umidità studio, sul tipo andiamo a scegliere number dimensionless perché sarà un valore percentuale quello che ci restituirà il nostro item. Come categoria mettiamo humidity, semantic class sempre un measurement e property humidity. Clicchiamo add to model e abbiamo il nostro valore di umidità che ce lo fa vedere subito direttamente, quindi è 60%. Solo per curiosità vi faccio vedere come è possibile cambiare la visualizzazione di default di ogni punto che andremo a mettere nel nostro modello gestendone i metadata. Noi cambiamo lo standalone widget e ad esempio lo facciamo vedere non come etichetta standard ma ad esempio come gauge, e gli possiamo dire ad esempio di farlo a semicerchio e possiamo cambiargli il colore mettendolo blu e anche il testo blu. Poi ci sono tantissime altre configurazioni ma questo riguarda poi la parte prettamente di layout. Comunque clicchiamo save e vedete che ci appare in quel modo. Potremmo fare la stessa cosa per la temperatura.